quelli coloro che diano la 75 dei poveri, vorrei ma non posso, è la 75 della millesemmia, la testa della millesemmia. Ovviamente questa è la testa che uso per cavia, perché purtroppo qui, come si può vedere, ora cerco di farvelo vedere, qui c'è un prigioniero rotto. Qui c'è un prigioniero rotto, quassù in cima, purtroppo ora non lo vedete. Ecco, quassù in cima c'è un altro prigioniero rotto. Perciò questa testa qui non vale la pena nemmeno andarla a sistemare, perché andrebbe forata, risaldata, perché qui c'è un foro parecchio slabbrato, andrebbe risaldata, riforata, rifilettata e rimessi i prigionieri nuovi. E non ne vale la pena. C'ho un altro motore dentro lì sotto, un altro motore laggiù, perciò questa testa la uso come cavia. Ora, quello che vi voglio far vedere adesso, prima che questa mi caschi, è questo strumentino qui che ho comprato su Amazon. Vedete? Ha due barre filettate, anzi no, ha tre barre filettate e poi ha due, 1, 2, 3, 4, 5 inserti che sono completamente diversi l'uno dall'altro. Praticamente come funziona? Si prende il braccio, si prende una delle barre filettate, si inserisce qui. Eccola qui. Sa che questa l'ho inserita al contrario. Vedete? Sì, l'ho inserita al contrario. Tutto in diretta, l'ho aperto oggi. Mi era arrivato già da un po', ma l'ho aperto oggi. Praticamente, non è che l'ho infilata al contrario, l'ho infilata nel braccio sbagliato. Qui va, questa va qui. Come si può vedere, in questo punto qui c'è questa sferettina. Questa sferettina qui non è nient'altro che una sfera di fermo per questi ugelli qui, per questi dei cappellotti, chiamiamoli via. Viene inserita qui e non scappa più. Poi, quest'altra misurazione, quest'altra che sono di misura più piccola, servono per andare qui sopra le valvole. Infatti questa può andare bene. Si prende questo, si inserisce da quest'altra parte. Ok, ci siamo. Si inserisce il suo inserto e si prende il palettino. Tra l'altro c'è un'altra asta filettata più corta, perché a seconda di come sono dimensionate le teste non ti serve l'asta lunga, perché magari non hai, come si dice, lo spazio per lavorarci. Ora, avendolo montato, andiamo a intervenire sulla prima valvola e vi faccio vedere. Prima ci stiamo. Vi faccio vedere come. Questo qui, che è quello più grosso, va messo dalla parte di sotto, dove c'è la valvola sul fungo. Questo più piccolo va messo di sopra. Quindi questa va qui. Si porta a contatto con la valvola la parte di sotto.
così, non serve stringere. E qui, ok, si inizia a far stringere. Ora, nella teoria non si dovrebbe muovere così. Stai centrato. Su. Questo cosa fa? Schiaccia la molla tenendo ferma la valvola. Ok. Però non mi si deve spostare dal centro. E si sposta. Ok, ora è entrata. È riuscito nella sua funzione. Adesso, come possiamo ben vedere, caccia via la mano, la calamita dove l'ho messa. E vi faccio vedere vedete questi sono due mezzi coni, questi sono quelli che tengono ferme le rondelle in cima con la molla stessa della valvola. Questi sono i fermi che vengono utilizzati in quasi tutti i motori. Ora allentiamo. Eccoci. Allentato. Allentiamo di sotto. Ora capirete anche del perché magari un'officina rettifiche vi chiede determinati soldi. Si leva la molla principale con la sua rondella apposta per il fermo, magari se non mi spacco sarebbe meglio. Si leva la seconda molla che va all'interno, così come si vede la molla è dentro. E andiamo a spingere la valvola. Fermati. Vedete? Sta uscendo da sola. Eccola qui. Sentiamo un pochino se dal momento che si esce se fa bene il sottovuoto. Questa c'aveva le guide delle valvole. Infatti si sente. Hanno gioco, aveva le guide delle valvole da rifare. Questa è una delle valvole di scarico. Possiamo vedere quanto è incrostata. Tanto queste se cascano in terra è più facile si spacca il mattonella. Una si è tolta. Ora io mi levo i guanti perché sto sudando e non sono più in grado di usare i guanti.
mi toccherà togliermi anche la maglia perché sono in condizioni da strizzo. Adesso andiamo a vedere la serie delle valvole. Allora, non so se la vedete, ma in questo punto qui, in quelle di scarico, c'è tanta incrostazione. Thank you.
lo sapevo, non ci sta. Ci dovrebbe stare. Vedete qui? Questa è tutta incrostazione. Qua tutto incrostato. Comunque le sedi tutto sommato non mi sembrano messe male. Comunque ripeto, questa è una testa che sfrutto come cavia. Dentro non mi interessa sapere quali sono gli scarichi, quali sono le aspirazioni, perché tanto comunque sono diverse come il diametro. Quelle di scarico sono più piccole rispetto a quelle di aspirazione. Ora vi mostro cosa intendo per scarico e aspirazione più piccole rispetto all'una all'altra. Questa è di aspirazione, questa è di scarico. Come possiamo vedere, se riesco a farvelo vedere, questa è di scarico più piccola rispetto a quella di aspirazione. Perciò è per questo che non mi preoccupo di come vanno e come non vanno. Anche perché tanto voglio dire, se dovessi fare un lavoro sul motore della 1600 alla testata, giustamente rimetterei le sue che tolgo, se sono buone, altrimenti metto tutta roba nuova. Di solito le valvole difficile che vengano cambiate, vengono cambiate se sono bruciate o piegate. Che se no di solito non vengono mai cambiate. Ora che la testata è priva di valvole,
vi faccio vedere, e questi mi sono rimasti qui. Vi faccio vedere quello che vorrei fare a questa testata. Intanto, per cominciare, qui, come vedete, i prigionieri del collettore di scarico sono completamente andati. Andrebbe riforata, risaldato, rifilettato, insomma, andrebbe fatto un lavoro che dovrebbe essere un'officina rettifiche qualificata a farlo. Poi, dal lato aspirazione, siamo messi più o meno nella stessa maniera. Prigioniero qua su, rotto. Prigioniero qua giù, rotto. E questi sono più o meno abbastanza sani. Dunque, quello che volevo fare io con questa testata, giusto proprio perché è una testata, diciamo volgarmente chiamata cavia, era di andare a lavorare i condotti, di togliere lo scalino che è qui, togliere lo scalino che è qui, e andare poi a ridurre completamente la sporgenza qui della guarnizione della valvola, del gambo, della guida valvola, via. Volevo praticamente fare questo. Non so se si vede. Vedete questo scalino? Questo lo volevo togliere. Poi c'è un altro scalino qui che si vede più o meno. Eccolo qua. Poca roba sul terzo cilindro, ma c'è comunque. Sul quarto è più accentuato. Eccolo qui. E poi togliere la guarnizione gambo. Cioè la guida valvola, via. Non la guarnizione gambo. Vedete? Questo scalino e questo scalino qui, praticamente allargarli tutti e quattro, fare dei condotti più larghi possibili, perché comunque come si vede anche da qui, i condotti sono abbastanza diretti. Cioè, fate ben presente che io ora vi ci metto il dito, eccolo qua, non sono condotti curvi che allora ci si lavora male. Qui ci si dovrebbe lavorare molto molto bene, tra l'altro, perché praticamente il condotto è diretto. E lo stesso sul lato dello scarico. Come si può vedere di qua ora molto meglio. Questi condotti di scarico sono parecchio incrostati. Cioè, consideriamo che questa testa è ferma da diversi anni ormai, Anche qui, eliminare del tutto
la guida delle valvole. Questo scalino qui, che qui c'è un grosso scalino, e ora voglio farvi vedere se riesco a tirar fuori una delle guide. Vediamo se riusciamo a tirarla fuori. Ribadisco, non è il modo corretto per fare questo lavoro. Però ribadisco all'ennesima volta che questa testa è una testa che comunque non è riutilizzabile. Questa è la battuta delle molle. E questa è la guida delle valvole. Qui si può vedere bene l'incrostazione presente nella valvola di scarico. Ora prendo una valvola di scarico. Questa presumo sia di scarico. Bene. Sì. E vi mostro come era montata. Ora vabbè, non entra più perché qui si è sboccolata a colpa delle martellate. Però questa è la guida. Vedete il gioco che c'ha la valvola? Dai, su, entra. Ora giustamente il gioco è sparito, però giustamente c'è anche da dire che se io rimontavo questa guida in questo modo, la valvola non ci scorre più dentro, perché con tutte le martellate mi si è andata a chiudere il foro. Andrebbe riallargato.
Comunque, più o meno avete capito ora, avete visto ora com'è montata una testata di una 75. Per quanto riguarda il discorso della lavorazione della testata che vorrò fare, si farà la prossima volta, prossimo video. Perché oggi c'è da lavare la scatola del cambio. Perché giustamente poi bisogna metterci le mani. Che ora levo la testata di qui, prendo la scatola del cambio e si inizia a lavarla. Ci vediamo dopo.